Oggi iniziamo con fatti una pista, che è il primo di questi due appuntamenti di Laboratori dal Basso. 3 giorni adesso a Cnos e poi altri 3 giorni tra un mese a Melpignano. In realtà è il primo di questi due appuntamenti, anche se abbiamo avuto già il precedente, perché questo programma di Laboratorio dal Basso si innesta anche a complementare, ad arricchire un programma che era già in atto attraverso il programma dei principi attivi e che ha dato vita a un laboratorio precedente a febbraio in cui abbiamo fatto un'analisi della città di Lecce per individuare delle criticità e proporre delle soluzioni migliorative. Noi siamo scie urbane, quindi i nostri campi di applicazione sono gli spazi urbani attraverso la luce e soprattutto puntando alla mobilità lenta, quindi pedoni e ciclisti. Per quello l'analisi che abbiamo fatto nel laboratorio precedente era puntata su questi due fattori e questo laboratorio è completamente centrato sulla luce applicata al ciclista e il prossimo laboratorio dal basso sarà la luce applicata agli spazi urbani, sempre in quest'ottica di rigenerare degli spazi per renderli più sociali. Passo la parola a Contropedale, si presentano. Allora, ciao a tutti, noi siamo un'associazione nuova, nata a gennaio. Noi ci occupiamo di mobilità. Siamo proponenti insieme a Sciurbane di questo laboratorio. Noi ci occupiamo generalmente di mobilità in bicicletta. Sta funzionando? Sì. Noi vabbè, siamo fondatori anche della Ciclofficina, che è uno spazio dove si autoripara la bicicletta. Noi forniamo il nostro supporto a varie realtà che ci chiedono appunto legate alla bicicletta, quindi eventi che si fanno in bicicletta e noi offriamo il nostro supporto a livello ciclomeccanico. Nonché organizziamo ciclo escursioni per la conoscenza del territorio. Abbiamo vari progetti che in futuro speriamo appunto di riuscire a realizzare. No, hai detto tutto tu. Lui Domenico di Laboratorio del Basso che spiega il programma. Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti. Io sono Domenico Centrone dello staff di Laboratori dal Basso. Sarò brevissimo, vorrei spendere 2 parole su cos'è Laboratori dal Basso e poi vorrei concludere con un invito. Cos'è Laboratori dal Basso? Sono delle iniziative rivolte dei laboratori, dei percorsi di apprendimento rivolti ai giovani, in cui i giovani sono per l'appunto gli autori e gli artefici di questi percorsi di apprendimento finalizzati al meglio fare impresa, quindi finalizzati a meglio fare quello che già stanno facendo. Quindi i proponenti sono giovani associazioni o giovani microimprese che decidono cosa imparare, da chi impararlo e come imparare. Quindi creano dei veri e propri laboratori, percorsi di formazione. Quello che noi facciamo come arti è semplicemente permettere che tutto ciò avvenga, quindi tra virgolette acquistiamo i docenti e li facciamo venire qui in Puglia affinché per l'appunto il territorio, i proponenti e tutto il territorio, tutti gli interessati possano apprendere da questi docenti. Diciamo, Laboratori dal Basso si declina in 3 iniziative. La prima, Laboratori, per l'appunto quella a cui oggi state partecipando, è quello che vi ho appena descritto. La seconda è l'iniziativa di testimonianze, sono degli incontri brevi con relatori, diciamo, che abbiano fatto un percorso di eccellenza nel campo dell'imprenditoria o dell'innovazione. La terza iniziativa è l'iniziativa di mentoring, quindi l'affiancamento di una giovane realtà, che può essere un'associazione o una microimpresa, da parte di un esperto senior, quindi da parte di chi ha già maturato una certa esperienza e quindi mette a disposizione dei giovani, della giovane realtà pugliese, la propria esperienza, la propria rete di conoscenza, diciamo le proprie competenze. Vorrei concludere con l'invito, per l'appunto tutti e 3 gli avvisi sono attualmente attivi, in particolare laboratori e mentoring saranno attivi fino a giugno, per laboratori c'è la seconda e ultima deadline, per l'appunto che è quella di giugno, quindi qualora siate interessati a proporre un laboratorio che poi si dovrà realizzare tra settembre e novembre, avete ancora circa un mese per proporre per l'appunto una manifestazione.
manifestazione di interesse. Noi dello staff di Laboratori dal Basso siamo disponibili a coprogettare, quindi nel momento in cui avete un'idea, siete in uno stato un po' più avanzato, ecco, rispetto alla semplice idea, oppure anche solo se volete discuterne, potete contattarci e possiamo definire assieme un po', noi vi forniamo un po' quelle che sono le linee guida dell'iniziativa. Per ogni informazione trovate tutti i nostri recapiti sul nostro sito internet laboratoriodalbasso.it. Io mi fermerò qui circa un'oretta, quindi se avete delle domande specifiche da rivolgermi, fatelo pure. Benvenuti e buon laboratorio. Sì, altre due parole. Ringraziare anche Francesco Marella che ci ha aiutato nella scrittura del progetto. Manifatture CNOS e Ciclo Officina che ci ospitano, a cui adesso diamo la parola. Allora, ciao a tutti, vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Sud-Est, anche se molti di voi insomma ci conoscono da molto tempo, l'ente gestore delle manifatture CNOS. E noi abbiamo molto piacere ad ospitare le attività di scie urbane, anche perché condividiamo l'attenzione, diciamo, verso gli spazi urbani. Questo è un luogo che nasce da un progetto di riqualificazione urbana, e partendo da una scuola abbandonata per operai metalmeccanici che è stata trasformata in un centro culturale. Qui scopo è tra l'altro quello di sostenere le attività del tessuto associativo locale, soprattutto quelle insomma che sono belle e interessanti come queste, che lavorano nell'ambito della mobilità sostenibile e della partecipazione. E naturalmente condividiamo anche l'attenzione per la bici, non a caso la presenza della ciclofficina, che è uno degli spazi che ospitano le attività del workshop. Passo la parola ad Andrea per la ciclofficina e buon laboratorio a tutti. Va bene, ciao a tutti, buon laboratorio a tutti quanti. La ciclofficina più o meno la conoscete tutti quanti. Io rappresento l'associazione Ruotando, l'associazione che ha fondato come progetto la ciclofficina, che porta avanti insieme al contributo di tanti volontari. Buon workshop e ciao a tutti. Vi rubiamo ancora qualche minuto, abbiamo invitato alcuni nostri partner per dirvi che cosa faremo dopo e cosa è stato prima. E chiamerei In Culture e Città Fertile se volete dire qualcosa. E poi iniziamo, l'ultimo intervento. In Culture e Città Fertile. In Culture. Ciao a tutti, grazie dell'invito, sarò velocissimo anche perché non è il nostro laboratorio. Il progetto In Calcio era un progetto vincitore di un bando del Ministero dell'Istruzione, era un bando uscito nel 2012 su Smart Cities and Communities and Social Innovation, è un progetto di ricerca sull'innovazione sociale. Noi ci rivolgiamo a un territorio che è il patrimonio culturale della Grecia Salentina, quello cosiddetto minore, e all'interno di questo territorio vengono attivati una serie di processi che sono sia lo studio, proprio l'indagine diagnostica di quello che facciamo, sia i processi di valorizzazione. Trasversalmente ci occupiamo poi in modo diverso su ogni bene, su ogni bene applichiamo delle metodologie diverse. Siamo qui in realtà perché con Scie Urbane e anche con Città Fertile abbiamo intrapreso un cammino che è un cammino comune, che è quello su Melpignano. Abbiamo chiamato questo processo Melpilight, che è questa locandina che sta girando per la sala. Altro non è che un processo di 10 mesi che guarda verso che guarda la piazza di San Giorgio, una delle piazze più belle del Salento, e quello che stiamo provando a fare è un progetto di reilluminazione della piazza. E allora questi tre progetti, il progetto In Culture, Città Fertile e Scie Urbane, si sono messi insieme, quindi è un progetto che nasce dal basso su due punti di vista: dal basso come gruppi di lavoro che si sono incontrati, hanno messo insieme delle competenze, se ben diverse, con dei bandi totalmente diversi, principi attivi, laboratori dal basso oppure il bando del Ministero dell'Istruzione, e quindi abbiamo cercato di creare un meccanismo che potesse condurre comunque i cittadini di Melpignano a partecipare attivamente e quindi a
immaginare insieme a noi quale possono essere la nuova illuminazione di Piazza San Giorgio. Il processo è già partito, Melpilight è iniziato a cavallo tra fine marzo e primi di aprile, con una fase curata a Città Fertile, che era quella dell'osservazione partecipante, quindi vedere in che modo i cittadini vivono questa piazza. C'è stata una mostra che era quella di raccontare un po' le trasformazioni della piazza e nel corso del tempo. È partito la settimana martedì scorso il primo laboratorio di progettazione partecipata curato a Città Fertile, che è andato proprio a raccogliere, sia ad analizzare le criticità e le potenzialità della piazza, sia quello di raccogliere le suggestioni e l'immaginazione che la città, che i cittadini locali si sono dati, e che quindi si è provato a immaginare insieme un percorso. Adesso ci sarà un terzo step che entrerà poi in scena Sci Urbane, che in realtà ha unito un po' i principi attivi e i laboratori dal basso, cercando poi di portare delle competenze internazionali dentro Melpignano, per raccontare invece, in questo caso un pochino più dall'alto, da chi è invece un professionista e lo sa fare già da tanti anni questo lavoro, in che modo la luce può diventare un tramite fondamentale per ridare valore a una piazza che, ripeto, è una delle più importanti. Quindi credo che questo può essere buono come presentazione. Grazie ancora. Buongiorno a tutti anche da parte mia, io sono Rino di Città Fertile. Città Fertile è un'associazione culturale che si occupa di progettazione partecipata applicata al campo di politiche territoriali in senso lato, pianificazione urbana, trasformazione del territorio e politiche di sviluppo locale. Siamo uno dei partner di Scie Urbane, sia in questo laboratorio dal basso e anche nell'attività di principi attivi che loro stanno svolgendo durante quest'anno. L'iniziativa e le azioni messe in campo nel progetto parallelo, diciamo così, di Melpilight, l'ha appena descritte bene Gabriele di Inculture. E l'altra cosa che noi abbiamo fatto insieme a Scie Urbane invece è proprio quella del primo dei tre workshop che fanno parte del loro progetto di principi attivi, che aveva nome Falla Facile, che è stato fatto sempre qui a CNOS non più di un mese fa, e che, diciamo, volendo può essere immaginato come, anche dal punto di vista logico, il primo di tre appuntamenti e quindi quello quasi fondativo, cioè che tirava fuori alcune questioni iniziali che poi molto probabilmente proprio nelle giornate di oggi, domani e dopodomani potranno essere approfondite e in qualche modo sciolte. In che modo e qual è stato il nostro apporto come Città Fertile? Lo dico molto velocemente. Quando Scie Urbane provava a ragionare e immaginare questi tre momenti di laboratorio, hanno chiesto a noi un accompagnamento nell'ideazione, nella progettazione di come coinvolgere un gruppo di persone che, come in questi giorni sta succedendo, come oggi sta succedendo, si appresta a lavorare insieme per dare degli spunti progettuali, e a fare la stessa operazione invece in un momento preliminare, cioè quello di tirare fuori le questioni chiavi, le questioni importanti e gli elementi di, diciamo, cattivo funzionamento di alcuni aspetti della città, in particolar modo della città di Lecce, su cui poi doveva avvenire il laboratorio. E quindi abbiamo ideato e pensato insieme l'operazione e il laboratorio che ha preso nome Falla Facile, e il cui obiettivo principale, che poi è stato anche l'output prodotto in quei tre giorni di lavoro, è quello di immaginare, fare prima la ricognizione e poi disegnare, descrivere in qualche modo quello che noi abbiamo chiamato essere l'Atlante della Lecce difficile, e cioè un insieme di questioni e di aspetti puntuali, ma anche generali, generici, sulla città di Lecce che non funzionavano perfettamente. Non funzionano perfettamente e quindi non danno a chi si appresta a vivere gli spazi, a attraversarli, quindi la questione della vivibilità, della percezione della sicurezza negli spazi pubblici, i nodi li abbiamo chiamati, e la questione dell'attraversamento, il connettere due di questi nodi, quindi i tratti, i percorsi li avevamo chiamati in questo modo, e soprattutto tramite l'utilizzo, insomma, di mezzi leggeri, quindi la bicicletta su tutti, ma non solo, insomma, riferito principalmente alla mobilità dolce, quali erano tutte le questioni, ripeto, puntuali o generiche, che potevano essere tirate fuori. Quindi abbiamo fatto
in due momenti molto collegati tra loro, uno giocoso che era una caccia al tesoro sulle difficoltà della città e l'altro invece una tecnica di visualizzazione a muro in cui li tiravamo fuori e li mettevamo puntualmente in alcuni punti, abbiamo tirato questo insieme di questioni, quindi quello che noi abbiamo chiamato Atlante della Lecce difficile. Lo sforzo anche da parte nostra non è stato semplice, perché Città Fertile è solitamente abituata a lavorare anche in un altro modo, ci tengo a sottolineare solamente questo aspetto, cioè il modo in cui il committente magari è un ente pubblico o qualcuno che indica delle soluzioni anche dall'alto. Invece la sfida è l'elemento, se vogliamo, di innovazione molto interessante che si riproponeva in quei tre giorni e viene ripreso e anche incentivato oggi, è quello di partire dall'altra parte, effettivamente dal basso, e cioè anche con delle operazioni poi effettive di micro design, di quello che si può, passando adesso quello che dobbiamo fare in questi tre giorni, che dovete fare in questi tre giorni, e passando poi, se vogliamo, a quello che è la natura e io credo l'elemento di valore del lavoro che si pone fare scie urbane, è proprio quello di risolvere alcune questioni che a noi sembrano grandi, enormi, in cui probabilmente servono anche a me, parlo anche della mia esperienza, potrebbero servire delle politiche territoriali in senso lato, quindi molti finanziamenti, un intervento forte con molto tempo, insomma, che si porta dietro. Invece molte di queste cose possono essere anche risolte in maniera puntuale e con delle operazioni di micro design fatte in maniera spontanea e autogestita da collettivi di gruppi che lavorano sul territorio. Tutto qui, grazie. Sì, due parole ancora. Infatti il laboratorio che, come stava introducendo Rino, il laboratorio che ci ha appena descritto ha prodotto un atlante in cui si individuano criticità e proposte, però per non rimanere solo sulla carta, l'idea, la sfida è proprio quella di facciamo le cose, proviamo a fare le cose. Infatti per quello che abbiamo attivato questi due laboratori, il cui titolo generale è Make It Happen, cioè fai che succeda. Attiviamoci e facciamo le cose, però è una sfida che vuol dire fare le cose è anche più difficile, perché appunto probabilmente ci vogliono investimenti, ci vogliono risorse, ci vuole una squadra. Come si fa a fare tutto questo? È per quello che abbiamo attivato due laboratori per provare a farlo, quindi unire già una parte teorica e una parte pratica, e invitato degli ospiti che ci parleranno appunto di questo approccio. In questi tre giorni quello che vogliamo provare a fare è provare a rendere più ciclabile Lecce attraverso un'operazione sui ciclisti e sulle piste ciclabili. Abbiamo come ospite Cosimo Chiffi, che è di un'impresa di pianificazione territoriale, che ci spiegherà appunto come è vero che si possono mettere in atto delle azioni pratiche per attivare delle cose, ma è importante anche la pianificazione previa. Dopo ce lo spiegherà meglio direttamente lui, sì. Poi avremo Natalia Maia e Iago Bermejo di Sigla Lab, che è un collettivo che viene da Madrid, che operano appunto in questo modo. Sono un collettivo che fanno azioni pratiche applicando la luce alla bicicletta. La bicicletta come generatrice di luce, ma anche luce come accessorio che può servire a fomentare il ciclismo. E poi avremo Giada Evandri di Esterni, che è un'impresa culturale con sede a Milano, che è un po' il referente e anche una speranza per pensare che sì, in Italia, nonostante tutto, si può fare impresa culturale, si possono fare azioni creative ed essere economicamente sostenibili. Quindi do già la parola a Cosimo Chiffi, iniziamo già con il nostro ciclo di conferenze. Grazie. Io credo di essere già microfonato. Non so se riusciamo a togliere quella... Ok, perfetto. Allora possiamo cominciare. Fatemi un attimo... Sono le 10, quindi abbiamo... diciamo, rispetto alle 3 ore cercherò di concentrare, di condensare questa lezione frontale nelle 2 ore che rimangono, anche perché questa è una lezione frontale e il titolo che vedete dietro di me un po' rende l'idea, no? Cioè la necessità di provare a darvi degli strumenti per fare qualcosa. Però quando ne abbiamo parlato con i ragazzi di Scie Urbane,
Io pensavo che fosse comunque necessario fare una premessa perlomeno, questo perché inquadrare tutto il contesto che riguarda la mobilità urbana più in generale, ma anche la mobilità ciclistica nello specifico, potesse darvi qualche strumento in più. Per cui questo sarà, diciamo, l'oggetto della mia presentazione e vedremo di svilupparla. Adesso vedrete un po' in che maniera si svilupperà. Veniamo appunto alle presentazioni. Io sono Cosimo Chiffi, sono un economista dei trasporti, lavoro per questa società di consulenza sulla economia, pianificazione e ingegneria dei trasporti che si chiama TRT Trasporti e Territorio. Abbiamo fondato anche un portale sulla ricerca dei trasporti in Italia, che è ormai attivo dal 2002, che si chiama Ricerca e Trasporti. Abbiamo anche una nostra piccola società che ha da poco cominciato a fare distribuzione urbana delle merci con dei tricicli ecologici nella città di Milano, che si chiama Triclò. E in particolare io mi occupo di progetti europei, quello più importante sul quale sto lavorando adesso è appunto il programma Civitas, che è il programma, diciamo, sulla mobilità urbana sviluppato dalla Commissione europea e che coinvolge città, cittadini in diversi progetti e azioni. Qualche dato su di noi: appunto abbiamo 3 sedi, ci siamo un po' allungati. Da Milano c'è una sede a Bruxelles e un'altra appunto che è da poco stata aperta qui a Lecce che io rappresento. Siamo circa 30 collaboratori, come potete vedere ovviamente la società è una società indipendente, per quanto ci definiamo piccoli, però in realtà sono ormai parecchi i clienti, gli studi che facciamo soprattutto per la Commissione e per il Parlamento. Restiamo comunque una società indipendente, piccola, molto focalizzata su tutti gli ambiti dei trasporti, quindi ci occupiamo di logistica, merci, di mobilità urbana, pianificazione. Alcune delle aree di consulenza sono infatti quelle della pianificazione strategica, pianificazione urbana, che è appunto l'ambito con il quale spesso mi trovo anche io a lavorare, ma poi facciamo anche ricerca, quindi studi di fattibilità. Come vi dicevo, c'è una parte che si occupa anche di valutazione di energia e ambiente, quindi impatti delle emissioni sull'ambiente urbano, logistica e trasporto collettivo. Ricerche Trasporti è un portale che ormai dal 2002 raccoglie tutta, diciamo, è un grande database di documenti, di ricerche che riguardano il mondo dei trasporti e della mobilità. Completamente gratuito, quindi vi basterà registrarvi e potrete naturalmente scaricare tutti i documenti che vengono quotidianamente inseriti all'interno del database. Alcuni sono ovviamente italiani, altri vengono da ricerche straniere, e poi c'è una sezione anche sulle news che cerchiamo di alimentare. Bene, veniamo un po' invece ai temi del workshop. Scie Urbane appunto combina questi due elementi, la bici e la luce, questo è, diciamo, il loro ambito di azione e quindi in un certo senso riguarda l'ambiente urbano, riguarda il tema molto, diciamo, caldo in questo momento della mobilità ciclistica, che si inserisce, facendo appunto un po' questo ragionamento insieme che vi premettevo, di un contesto più ampio che è quello della mobilità urbana, che appunto viene definita sostenibile in quanto attualmente non, in molte città ancora non lo è. C'era un'altra parola, un altro tema importante che volevo che fosse in qualche maniera trattato, introdotto insieme a voi, che era quello della pianificazione, cioè perché dobbiamo fare le cose ma anche dove le facciamo, quali sono i metodi per implementare anche delle politiche sulla mobilità ciclistica o sulla mobilità in generale. Questo anche per darvi un quadro, per restituirvi il quadro d'azione nel quale spesso si trovano ad operare sia i soggetti che forniscono assistenza alle amministrazioni, tipo consulenti ma anche associazioni, sia anche la stessa amministrazione che quindi deve un po' implementare, di fatto si tratta di politiche pubbliche quando parliamo di mobilità. C'era però un altro elemento che era quello che derivava anche dall'idea stessa dei laboratori dal basso, che era quello dell'imprenditorialità e del fare, quindi in realtà
pur trattando di politiche pubbliche, l'intento in questo intervento, nell'intervento di questa mattina, è quello di presentarvi dei casi che riguardano tanto la possibilità di fare delle politiche pubbliche sulla mobilità insieme alle amministrazioni, quindi prendendo spunto anche dall'esperienza della progettazione partecipata, degli strumenti che in Puglia poi negli ultimi anni si sono, come dire, diffusi un po' sul territorio regionale e li ritroviamo spesso nelle città. Il caso di Melpignano è quello a noi forse più vicino in questo momento, ma anche lavorare sulla mobilità sostenibile può rappresentare una, diciamo, un'opportunità di lavoro, perché è un settore nel quale c'è molto bisogno, diciamo, di assistenza, di consulenza, di partecipazione, e quindi è importante anche apprendere in che maniera affrontare nel modo giusto questi temi. Questo lo dico un po' dal punto di vista professionale, cioè da chi per professione fa il consulente, quindi portarvi la mia esperienza, ma anche tenendo presente che molti processi oggi sono diventati processi partecipati in cui le associazioni hanno un ruolo fondamentale, e quindi spesso anche all'interno delle associazioni è necessario che ci siano delle competenze o quantomeno delle conoscenze che possano facilitare, possano rendere più produttivo questo tipo di processo. C'è però un elemento diverso, che è quello dell'imprenditorialità, cioè come fare impresa o come sviluppare, come fare sviluppo locale anche attraverso una modificazione dell'ambiente urbano, creando un ambiente urbano più sostenibile o creando delle imprese focalizzate magari su alcuni servizi per la mobilità, o che prendono spunto anche dal grande impatto che ha la mobilità ciclistica, e quindi fanno storie a sé, nel senso che possono raccontare una storia di impresa, di startup, e quindi questo elemento in qualche maniera lo andremo a trattare. Il fare è una cosa importante, quindi la parte finale di questo intervento sarà molto visuale, cercherò di darvi delle idee, e spero anche di poterle poi sviluppare insieme a voi, delle idee che hanno a che fare con alcune azioni, quindi non necessariamente con un processo molto lungo e laborioso di pianificazione, di politica, di inquadramento, eccetera, ma proprio con azioni che possono partire anche subito. Naturalmente cercheremo anche di capire con chi farle, chi può essere l'attore principale di queste azioni, quali metodi, quali tecniche comunicative, quali impatti andare a misurare, insomma cercheremo un po' di affrontare questi temi che vedete qui alle mie spalle. Obiettivi del workshop. Quello che vi dicevo prima, mi sembra importante prima di tutto contestualizzare le cose, quindi capire di che cosa stiamo parlando, dov'è che stiamo andando ad operare. Operiamo in un ambiente urbano, ci sono moltissimi movimenti, c'è una spinta forte verso una trasformazione dell'ambiente urbano che sia sicuramente più vivibile di quello che è adesso. Buona parte di questa invivibilità deriva in qualche maniera non solo dall'ambiente costruito, ma anche da quelli che sono i flussi che nella città, che percorrono la città, e che purtroppo sono nella gran parte flussi motorizzati, quindi ovviamente l'impressione che si ha delle città spesso è un'impressione piuttosto decadente se la guardiamo, diciamo, nella sua interezza. Poi ci sono delle sacche ovviamente di vivibilità che spesso vengono ricostruite nei centri storici o in alcune aree pedonalizzate, o in generale possono anche esistere dei casi in cui invece questo genere di percezione è più ampia, molto spesso viene associata alla presenza di piste ciclabili, alla presenza, diciamo, di una mobilità più umana, quindi non più motorizzata e isolata. Quindi il contesto è importante. Un altro degli obiettivi che è quello di cercare di pianificare le cose, cioè avere uno schema attraverso il quale realizzare le azioni. Questo riguarda sia alcuni elementi che tratteremo di pianificazione in maniera un po' più allargata, sia anche il metodo attraverso il quale sviluppare l'azione stessa, quindi pianificare la propria azione.
sostanzialmente riflettendo su chi coinvolgere, dove effettuare un'azione, quando svilupparla, in che maniera, eccetera. Per questo probabilmente dopo faremo un esercizio insieme. L'altro appunto obiettivo è quello di cercare di creare degli impatti dal basso e stimolare attività economiche. Questo è l'obiettivo, cioè è possibile agire in questo settore, quello della mobilità urbana, quello della mobilità ciclistica in particolare, senza diciamo, un grosso coinvolgimento della pubblica amministrazione, pur essendo una politica pubblica. Allora, cercheremo di capire se è possibile e in che maniera fare in modo che queste azioni dal basso siano efficaci. Non solo, ma fare in modo che queste azioni si colleghino in qualche maniera anche all'iniziativa privata e quindi creino del valore aggiunto all'iniziativa stessa e all'ambiente urbano. Avevo fatto un'agenda, ma ovviamente questa non ha più ragione d'essere, però direi che faremo una pausa fra un po', fra un'oretta. E come vedete c'è una prima parte che riguarda, appunto, vorrei darvi alcuni concetti generali, parlarvi di accessibilità, darvi qualche dato, fare un po' una piccola introduzione, cercherò magari di velocizzarla. Dall'altra invece entreremo più nello specifico, tratteremo più nello specifico l'argomento della pianificazione, parleremo di politiche e misure per la mobilità, un focus in particolare su quella che è la mobilità ciclistica e infine in questa terza parte c'è una rassegna di idee fatta diciamo molto per immagini in cui vorrei che poi lo sviluppo di queste idee fosse diciamo un lavoro da fare insieme a voi o in qualche maniera fosse un'attività da fare nel corso di questo workshop. Quindi cercherei forse di andare un po' più velocemente rispetto a questi temi diciamo abbastanza come dire, un po' troppo teorici, un po' troppo tecnici. Quello che è importante rispetto ai concetti base è, credo, fare un attimo una riflessione sulla domanda di trasporto. Ovviamente noi parliamo di flussi, in particolare questi flussi sono fortemente, la domanda di trasporto è una domanda derivata, io mi muovo perché devo fare qualcos'altro probabilmente, l'unica eccezione è quando mi muovo a prescindere perché voglio fare un giro, perché per svago compio questa azione, ma è sempre una domanda derivata, quindi è anche la ragione per la quale molto spesso si tende a valutare l'opzione più veloce, l'opzione che è apparentemente più conveniente, più comoda, perché ovviamente il bisogno da soddisfare è un altro, non è quello di muoversi, ma è raggiungere un luogo piuttosto che svolgere un servizio. È importante perché è tutto il sistema delle attività, ovviamente gli insediamenti, come la città organizzata, la forma della città, anche come il sistema dei servizi organizzata, determina questa domanda. Ovviamente parliamo del sistema di offerta, cioè quante strade, quanti servizi di trasporto pubblico ho, quante piste ciclabili la influenzano. Indubbiamente, oltre che a tutto questo, è una componente fondamentale quella culturale. Un sistema di valori di una città, di un luogo è importante perché laddove è molto diffusa anche un'abitudine a utilizzare, ad andare a piedi piuttosto che in bicicletta, sarà necessariamente più facile anche che alcune politiche abbiano efficacia. Laddove c'è una certa resistenza derivante anche da fattori culturali, questo sarà un po' più difficile. Ora, questo discorso della domanda è molto importante perché è esattamente, diciamo, la quantità e il tipo di abitudine che determina il flusso. Ci sono sicuramente delle componenti importanti che sono quelle la cui responsabilità spetta a chi la città la pianifica, a chi i servizi organizza e naturalmente un'altra parte di responsabilità spetta a noi stessi. Anche in questo senso diciamo, il fatto di collegare la necessità di avere delle piste ciclabili per andare in bicicletta potrebbe essere vero come anche no, cioè di fatto la bici è uno dei mezzi di trasporto più semplici e fatte salve alcune situazioni di pericolosità
esiste quasi sempre la maniera per usarla anche in sicurezza, magari evitando quelle situazioni. È un discorso più che altro di percezione, quindi è un discorso che sta molto sulle abitudini e sui comportamenti. Andiamo un po' avanti. Questo, diciamo, schema molto complicato, che non sto qui a descrivervi in maniera dettagliata, vi fa capire che in realtà sono diverse le componenti che determinano un sistema di trasporti. Innanzitutto interagiamo con un sistema di attività, con la forma della città, con alcune scelte che riguardano la localizzazione delle residenze, delle attività commerciali ed economiche, scelte di tipo urbanistico. Il sistema di trasporto interagisce, in particolare c'è una parte che riguarda l'offerta, quindi le infrastrutture e i servizi. Le caratteristiche dei servizi sono molto importanti: se c'è un servizio di trasporto pubblico che ha una frequenza bassa, ovviamente avrà una determinata capacità di assorbire parte di questa domanda. Se invece è un servizio più capillare o se ci sono più piste ciclabili, ovviamente questo avrà un impatto diverso, e che appunto determina l'elemento della capacità degli elementi di offerta. Quando ci sono fenomeni di congestione, in realtà dovrebbe attivarsi questo meccanismo per cui le caratteristiche di alcuni dei sistemi e delle infrastrutture cambiano, e quindi in un certo senso il sistema dovrebbe entrare in equilibrio, ma quell'elemento di congestione purtroppo resta, per cui a volte può, diciamo, essere il nodo irrisolto di questo sistema. La parte di domanda ci dice essenzialmente quali sono i flussi sulle reti e attraverso quali modi di trasporto e quali modalità la domanda viene a distribuirsi, e quindi diciamo più in generale si tendono a costruire matrice origine e destinazione. Questi sono concetti, diciamo, un po' più generali, che però servono a farvi capire in che maniera intanto i trasporti e la mobilità in generale fanno parte di un sistema abbastanza complesso. Quindi sono delle scelte che influenzano questo sistema, che possono essere indipendenti dai servizi. Se una città è molto allungata, è molto diffusa, alcune scelte urbanistiche necessariamente avranno un impatto sullo stile di mobilità delle persone. Ma è chiaro che occorre tenere presente comunque questo schema per capire anche la maniera con la quale muoversi. Una delle questioni più importanti riguarda appunto la congestione, uno dei fenomeni che abbiamo visto più direttamente influenzano la mobilità urbana, provocano una serie di effetti negativi diretti, che sono appunto inquinamento acustico, atmosferico, intrusione visiva, vedete un po' anche gli impatti sono diretti, sono notevoli e sono anche piuttosto numerosi. Ci sono poi degli effetti trasversali, poiché naturalmente se ci sono delle strade congestionate, laddove non c'è un sistema di trasporto pubblico che fa utilizzo di corsie riservate piuttosto che di sedi proprie, come per esempio anche il caso Leccese in parte, naturalmente può andare a impattare su quelle che sono le prestazioni del trasporto pubblico. E c'è poi un'accessibilità attiva e passiva che determina appunto la possibilità che io ho di raggiungere o di essere raggiunto in determinate zone della città. L'accessibilità è una forte determinante anche delle scelte localizzative, per cui c'è un fattore importante che è quello della rendita urbana, che spesso è influenzato fortemente da questo tipo di accessibilità. Si tende, in Italia si è costruito, diciamo, questo mito anche della residenza fuori dalla confusione, dimenticando però che naturalmente le localizzazioni suburbane hanno una componente importante sulla congestione, poiché determinano comunque dei flussi che quasi sempre sono di natura, diciamo così, automobilistica o privata,
Ma ci sono anche casi nei quali queste localizzazioni suburbane, i cosiddetti transit oriented development, cioè alcuni quartieri, nascono in funzione di una linea metropolitana, di una linea tranviaria, di una, anche semplicemente di una linea di trasporto pubblico o di un buon collegamento con piste ciclabili. Quindi è importante anche capire in che maniera la città si rende accessibile e attraverso quali modi. Ora volevo adesso fare un po' una carrellata di quelli che sono alcuni impatti dei trasporti, della mobilità in generale. Uno degli elementi più importanti è naturalmente una alterazione di quelle che sono le condizioni di vivibilità dello spazio urbano, ragion per cui appunto la modificazione di questo spazio può avvenire con un intervento di design, cioè si può riqualificare una piazza, si può operare un intervento, diciamo così, architettonico, ma è chiaro che se su questa piazza insistono dei flussi che comunque deturpano questa nuova configurazione, l'effetto non sarà quello desiderato. Se in un centro storico come quello leccese, faccio un esempio, la limitazione dell'accesso ai veicoli non è così stringente come dovrebbe, è chiaro che ci si può trovare, come spesso succede, casi in cui le auto convivono con i pedoni, laddove il numero di pedoni è fortemente maggiore e quindi c'è una situazione che comunque va a creare uno svantaggio, deturpa in qualche maniera l'ambiente naturale. Ci sono poi degli aspetti importantissimi che sono legati agli impatti che hanno sulla salute e sul benessere fisico dei cittadini, sia in termini passivi, poiché l'inquinamento atmosferico, acustico crea comunque degli impatti enormemente negativi sulle persone, sia anche perché la salute è un fattore che viene influenzato dal grado di sedentarietà o di attività dei cittadini. E quindi è importante anche guardare a questo aspetto della sicurezza e dell'incidentalità. Non sono pochi i casi in cui alcune delle morti per incidente stradale, che nel nostro paese sono ancora numerosissime, avvengono in ambito urbano. C'è poi un fenomeno di impoverimento dell'interazione sociale, cioè più si scelgono modi privati e motorizzati, più si viaggia in scatolati all'interno delle proprie auto, meno è possibile questa interazione. Fenomeni NIMBY sono tipici di chi poi naturalmente non ha una grande percezione anche di come il proprio quartiere può essere sviluppato, quindi spesso gli interventi diventano difficili proprio per questo scollamento che c'è all'interno delle comunità. E ci sono poi degli impatti economici notevoli, la perdita di tempo per raggiungere il posto di lavoro significa ovviamente una minore produttività anche dell'ambiente urbano, quindi naturalmente sono tutti costi che si vanno diretti e indiretti, inclusi, come dicevamo, quelli esterni. Questo, l'ultima frase è un po' quello che vi dicevo prima, cioè da cosa origina tutto questo? È chiaro che ci sono delle scelte di fondo che sono importanti, è importantissimo capire come la città organizza la propria mobilità, ma poi ci sono chiaramente anche degli elementi che agiscono sui valori e sulle abitudini. È un po' su quello che in qualche maniera nel fare dovremmo cercare di sostituirci in un certo senso, o di utilizzare la situazione per com'è e cercare di influenzarle queste abitudini. Alcune slide molto velocemente su quelli che sono gli impatti ambientali e sociali. Qui, come potete vedere, naturalmente le emissioni inquinanti sono enormemente superiori, il confronto fra l'auto e la bici è schiacciante. Alcune modalità, anche in questo caso, sono importanti anche per capire in termini di efficacia, di efficienza, in che maniera le merci si muovono, il secondo grafico. E poi veniamo un po' alla questione degli obiettivi. Ora, nel libro bianco sui trasporti del 2011 la Commissione fissa
per il 2030 l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra di circa il 20% rispetto ai valori del 2008. Considerate che questo grafico prende a zero i valori del 1990, come potete vedere le percentuali di incremento annuale delle varie componenti, è un po' sfocato, ma insomma dell'energia, dell'industria, della parte residenziale, della parte istituzionale e dei trasporti sono un po' diverse, nel senso che quella che in realtà non si è mai arrestata è proprio la componente dei trasporti, che rappresenta circa il 30% delle emissioni totali. Se pensiamo che questa riduzione è una riduzione portata ai livelli del 2008 rispetto appunto alle emissioni globali, di fatto ci pone, come vedete, già ancora al di sopra dei livelli del 1990 per quanto riguarda il settore dei trasporti. Quindi questo vi dà un po' l'idea di quanto sia importante, di quanto finora purtroppo molte delle iniziative che sono state intraprese per cambiare radicalmente la faccia delle città non siano state molto efficaci. C'è poi una questione importante che riguarda il consumo del suolo. Mentre c'è stato un certo andamento, la curva blu, questa qui, quella più in basso, vi dà l'andamento della crescita della popolazione, nella parte in alto invece vedete in che maniera è cresciuto lo spazio costruito. Cioè in realtà ci sono state percentuali notevolmente superiori di consumo del suolo rispetto a quelle che erano probabilmente le necessità della popolazione stessa. Tenete presente che in qualche maniera la popolazione urbana da qui al 2050, insomma, si stima che circa 2/3 della popolazione europea risiederà in aree urbane. La forma delle città è molto importante, città compatte hanno naturalmente degli effetti più, diciamo, hanno degli effetti positivi sulla mobilità, città più sparse, disperse, creano invece delle problematiche diverse. E c'è un problema che probabilmente viene anche spesso sottovalutato, cioè il fatto di riappropriarsi di alcune aree residenziali che esistono già, piuttosto che consumare dell'altro suolo. Consumare suolo, espandersi, significa allargare le distanze, significa chiaramente andare nella direzione opposta rispetto a quello che poi dovrebbero fare gli esperti, diciamo così, di politica pubblica che si occupano della mobilità, che quindi si trovano comunque a dover affrontare dei temi che spesso vanno in contraddizione fra di loro. Insomma, la nascita di tanti centri commerciali a bordo delle città ha generato enormi flussi veicolari. Una delle cose curiose, per esempio, è che ultimamente proprio negli Stati Uniti si assiste ad un ritorno al centro. Quindi alcuni grossi colossi della grande distribuzione stanno riaprendo dei centri, dei supermercati, insomma, dei centri commerciali all'interno delle città, proprio perché hanno capito che forse questa conformazione non è poi tanto così efficiente come sembrerebbe. Bisogna capire che genere di effetti avrà questo ritorno della grande distribuzione nel centro, soprattutto sulle piccole attività commerciali, ma è chiaro che ci sono stati dei casi sia legati all'insediamento di nuove attività economiche, sia legati anche alla crescita delle città, quindi nuovi quartieri residenziali, che hanno determinato questo genere di effetto, cioè un consumo del suolo piuttosto importante. Il cosiddetto sprawl urbano, non si legge niente, quindi magari vi dirò io alcune cose. Ci sono diversi fattori che influenzano questo genere di fenomeno. Nella parte più in alta vedete chiaramente la scelta individuale, ciascuno di noi è libero di scegliere una residenza, di ristrutturare una casa che si trova in un quartiere centrale o semicentrale. Spesso la discriminante del prezzo, almeno in alcune città, non è una discriminante, diciamo così, importante. Io vi porto un po' la mia esperienza quando mi sono trasferito qui, ho trovato incredibilmente economico comprare una casa in un quartiere semicentrale di Lecce piuttosto che andare fuori, e ho capito che alla fine l'effetto sui prezzi, diciamo moderatamente bassi, poi è chiaro che si tratta anche del tipo di casa che acquisti, non erano tanto determinate dal fatto di essere o meno più o meno vicino al centro, ma è per l'effetto di quei valori che vi dicevo prima, cioè la mancanza del garage,
oppure il fatto che casa mia non mi vabbè dal secondo piano ma non c'è l'ascensore. Quindi stranamente questi due elementi, diciamo così, un po' determinati anche dal livello di, dallo stile di vita e di mobilità delle persone, sono degli elementi che influenzano enormemente la scelta localizzativa, per cui venivano spesso presentate delle alternative a me abitative suburbane, che però erano comode perché uno poteva tranquillamente avere il garage, aveva le sue comodità, aveva... Poi parlando con le persone che all'inizio ci hanno molto criticato nella scelta invece di una casa, diciamo, semicentrale, centrale, con questa scomodità che vi dico, quindi fare due piani a piedi, però in realtà un po' tutti si accorgono che siamo molto più vicini ai servizi, non usiamo per niente la macchina e invece spesso anche famiglie giovani si ritrovano a dover effettuare degli spostamenti anche brevi, però con la necessità di prendere l'auto. Queste scelte individuali sono molto importanti perché è proprio il cosiddetto urban infilling, no? Sono le politiche che favoriscono un rientro verso il centro dei cittadini o una espansione che è anche probabilmente orientano le scelte degli imprenditori, dei costruttori, quindi se ci sono delle politiche che favoriscono il recupero di alcune aree piuttosto che il consumo del suolo, questo ovviamente crea un beneficio per la mobilità urbana sostenibile. Ce ne sono naturalmente poi degli altri effetti, alcuni driver importanti che sono anche la disponibilità, la larga disponibilità di strade, di parcheggi, di auto all'interno delle famiglie, per cui se io so che in qualche maniera la mia percezione è che un po' tutti i luoghi sono, è una percezione errata, però è così, sono raggiungibili in auto perché sicuramente penso che ci siano una buona quantità di parcheggi a consentirmelo. Questo è il caso, per esempio, di alcune zone di Lecce, la zona di Piazza Mazzini, pur non parlando del centro storico, però se voi provate ad avere un colpo d'occhio sulle strade, entrambi i lati delle strade sono dedicati alla sosta. In alcune zone non passa il trasporto pubblico, quindi tutto lo spazio stradale è dedicato a parcheggio e questo è un forte incentivo al fatto che in qualche maniera per me non è un grosso problema pensare di poterci arrivare in auto. Quando anche poi la forma della città che vi dicevo, e nello specifico anche quella che riguarda la città che ci ospita, cioè Lecce, in realtà è una città abbastanza compatta. Io ho calcolato appunto un punto più esterno della parte costruita, quindi una distanza che ad alcuni sembra così siderale, quasi impossibile da percorrere in bicicletta, stiamo parlando di 3,6 km. Considerate che la quasi totalità, anche qui siamo intorno ai 2/3 del numero di spostamenti in ambito urbano, è al di sotto dei 5 km. È una di quelle distanze che consente facilmente l'utilizzo della bici come modo di trasporto alternativo. Quindi non è una distanza che necessita per forza l'utilizzo dell'auto. Se voi considerate che dalla punta più estrema, diciamo così, di Lecce potevamo prendere allo stesso modo anche il quartiere di Castromediano, che si trova nella parte sud, parliamo di 3,6 km, quindi quasi 4 km per raggiungere il centro, anche provate naturalmente a mettervi in qualsiasi altro luogo della città e scoprirete che le distanze sono veramente brevi, quindi non c'è una ragione per pensare che una infrastrutturazione, la creazione di maggiore offerta sulla mobilità ciclistica o sul trasporto pubblico non possa non favorirli. Poi parliamo di una città che è piatta, quindi ovviamente anche questo è un grande incentivo all'utilizzo di questi modi. Ora volevo farvi introdurvi ad alcune statistiche che un po' il grafico per eccellenza, che è quello della ripartizione modale. In che maniera tutti gli spostamenti si vanno a ripartire tra i diversi modi di trasporto? Questo è un indicatore importante di come la città è organizzata, perché naturalmente influenza anche alcuni di questi modi, lo vedremo, e anche di qual è un po' lo stile di mobilità di quella città. E, è possibile ritrovare molti di queste torte sulla piattaforma EPOM, trovate l'indirizzo, c'è un database molto vasto, c'era anche Bari e Foggia, io poi forse non le ho messe, no, perché avevo qualche dubbio sui dati. Ma come vedete,
Si tratta comunque di configurazioni molto diverse fra di loro. Bolzano-Ferrara, anche Ferrara che è la città delle bici, no? Risaputo che in Italia buona parte degli spostamenti, quindi quasi il 30% degli spostamenti, è in bicicletta, però come vedete continua ad avere una quota importante del 56% di spostamenti in auto. Quindi sono stranamente molto scarsi la quota modale di spostamenti che non viene attratta dal trasporto pubblico. Ne fa quindi una città, diciamo, mediamente performante. Bolzano invece è una situazione un po' più equilibrata, solo il 34% degli spostamenti vengono effettuati in auto, il resto come vedete sono una decisa percentuale di spostamenti a piedi, una forte incidenza di quelli in bicicletta e anche qui una quota del trasporto pubblico che è abbastanza scarsa. Questa è un po' una defaillance italiana, quella di avere un trasporto pubblico poco efficace, poco attraente nelle città. Lo vediamo insomma più o meno anche in altre torte. Ho preso due città diciamo notoriamente al top delle classifiche della vivibilità, confrontandole anche con un'altra città che è Catania, così un omaggio a Donata, dove ancora una volta risulta una percentuale importantissima ed eccessiva di spostamenti che vengono effettuati in auto e questa volta una percentuale maggiore di trasporto pubblico ma una quasi totale assenza di spostamenti in bicicletta, per esempio. Ci sono poi delle questioni che non bisogna avere un pensiero rivolto a discriminanti di tipo geografico, cioè non è che se andiamo a Copenaghen allora tutti si muovono in bicicletta, se ci spostiamo al sud dell'Europa questo non avviene. Considerate che la Copenaghen del sud è appunto è Siviglia, no? Abbiamo degli ospiti spagnoli ed è una città che ha investito molto per cercare di riequilibrare il proprio shift modale su quel tipo di mobilità. Ma ce ne sono delle altre, per esempio una città albanese che è Scutari, che ho visitato, che come vedete ha una percentuale incredibile di spostamenti in bicicletta, il 30%, e che quindi si candida ad essere la città più ciclabile almeno del sud-est Europa in un certo senso, è perché quella città non ha non ci sono piste ciclabili ovunque, anche loro un po' ce le hanno nelle aree che hanno riqualificato, però si ritrovano ad avere quel sistema di valori che vi dicevo prima, che in qualche maniera si è conservato nel corso degli anni, anche gli anni in cui probabilmente noi ricordiamo anche in Italia, prima dell'avvento dell'auto, e quindi la gente utilizzava la bicicletta, loro lo hanno conservato, ma è rimasto un valore per quei cittadini, non è diciamo un fatto, sono poverissimi quindi non possono utilizzare l'auto, no, è rimasta questa passione, si vede, è una città molto attiva in questo campo e ha anche una grande quota di spostamenti a piedi. Quindi incredibilmente diciamo vince questo confronto rispetto alla percentuale di spostamenti in auto. E poi appunto ci sono città tipo Dresda che hanno una torta un po' più equilibrata, in cui questo è un po' il caso tipico forse delle città nord europee, in cui la quota di trasporto pubblico è anche qui abbastanza consistente, quindi la rete funziona ed è efficiente. Oh, questo grafico è importante perché ci dà un po' l'idea di quelle che sono queste dinamiche, di come queste dinamiche si riflettono sull'età, cioè sul fatto che è importante da un lato agire anche sul comportamento, sulle abitudini di mobilità dei bambini, cioè educare in qualche maniera alla mobilità, ma un comportamento sbagliato comunque ha dei riflessi anche su come da anziani noi vivremo quello spazio. Vai. Questo è un dato di Graz, la città di Graz in Austria. Sì. Perché? Non so se si legge bene, ma nel primo grafico c'è lo split modale dei bimbi che vanno nelle scuole primarie, appunto, nella città di Graz, e anche qui c'è, come vedete, molto spesso
le scuole primarie insomma si tende, sono localizzate, apparentemente dovrebbe essere sempre localizzate in maniera molto vicina alle residenze, no? Questo è un po' il meccanismo attraverso il quale la scuola pubblica spesso poi fa le iscrizioni, eccetera. Quindi una percentuale di spostamenti pari a circa il 40% viene fatta a piedi. C'è ancora una percentuale importante, importantissima, del 34%, che sono i bimbi che vanno in auto con i genitori, e poi un'altra percentuale che è quella, appunto, qui parliamo di una città che in qualche maniera ha una rete di trasporti pubblici molto efficiente e capillare, che è appunto la colonnina, il colore verde, il 21%. La seconda invece è come i bambini vorrebbero andare a scuola, e come vedete il 37% vorrebbe andare in bicicletta. Dopo vedremo, perché una delle idee, diciamo, delle azioni che mi piaceva presentarvi è appunto quella cosa fare con i bambini, che è una cosa molto bella e interessante perché ha degli impatti anche sui genitori. L'ultima riguarda come vanno invece a scuola gli insegnanti, e come vedete ancora qui c'è una netta predominanza del veicolo privato. Perché dicevo che è sbagliato? Perché se in un certo senso la sicurezza, il senso di sicurezza rispetto all'ambiente circostante è determinato anche dal fatto di attraversarlo, non in scatolati in un'auto, ma attraversarlo fisicamente, quindi più un bimbo, c'è una slide che non ho messo, ma è insomma un progetto, si chiama Bambini, in cui hanno fatto disegnare il percorso casa scuola a dei bimbi, alcuni che andavano in auto e quelli che venivano accompagnati in bici oppure a piedi dai genitori. I primi disegnavano l'auto, disegnavano i palazzi, o avevano comunque la capacità di riassumere lo spazio urbano che era molto povera, cioè non disegnavano gli alberi, non disegnavano quello che c'era intorno, quindi facevano la scuola e l'auto. I bambini che invece si muovevano a scuola in bici o a piedi avevano una ricchezza di dettaglio molto maggiore, quindi disegnavano innanzitutto, utilizzavano colori molto più vivaci e non più cupi, e poi riuscivano a descrivere tutto quello che c'era lungo il percorso. Questo è importante perché naturalmente che cosa succede? Che questa percezione in qualche maniera si perde o non si acquisisce se l'abitudine di mobilità è sbagliata sin dall'inizio, cioè se non c'è se non c'è attenzione, diciamo, anche a come compiamo certi spostamenti anche brevi, perché dubito che poi molti di questi spostamenti siano su ampie distanze. E c'è scritto un destino segnato, perché in realtà poi una città disegnata a misura di automobile è una città che non va bene per gli anziani, perché naturalmente a un certo punto, qui vedete ci sono delle classi di età, 45-64, c'è una grossa, ovviamente non parliamo di anziani, ma insomma di una fascia di età in cui molti individui amano spostarsi e si spostano in auto, ma piano piano ovviamente questa possibilità diminuisce notevolmente, quindi ci ritroveremo poi ad avere le persone 65-74, 75-84 o anche gli over 84, che avranno una percentuale purtroppo maggiore di spostamenti a piedi. Dico purtroppo perché questo è sintomatico di un fatto, che probabilmente più si diventa anziani, laddove non c'è una rete di trasporto pubblico capillare, le distanze che queste persone possono compiere per muoversi, quindi per raggiungere diversi punti della città, e anche si riduce notevolmente. Ecco perché la quota di spostamenti a piedi aumenta considerevolmente. E questo appunto è un fatto, diciamo così, molto sintomatico di come dovremmo stare attenti per fare le cose, sì, attenti al concetto di sostenibilità, cioè fare attenzione a quello che la città sarà per i nostri figli, ma fare anche attenzione a quello che sarà per noi quando non avremo più tutta questa possibilità, questa capacità di utilizzare l'automobile. Ora, in realtà il cambiamento è possibile, cioè non ci sono casi in cui le cose non si possono cambiare. Io ho trovato queste due immagini di due città, diciamo così, abbastanza all'avanguardia, che sono Graz e Bolzano, ma di storie simili se ne possono raccontare altre, cioè di città che hanno in qualche maniera invertito la tendenza. Se pensate che nel 1998 o nel 2002 Bolzano non era
una città, cioè era già una città che si trovava a dei livelli interessanti, era una città comunque in cui alcune percentuali di spostamento erano notevolmente in favore, per esempio, della è molto sfocato, comunque il 18% degli spostamenti veniva effettuato in bicicletta. Quindi, stando a quello che sono le percentuali tipiche di altre città italiane o anche di altre città europee, che vedono questa quota limitata all'1-2% quando va bene, pensare che Bolzano dovesse fare qualcosa, ma in fondo si potrebbe anche pensare che va bene così, no? Cioè 40% di auto va bene, no. La progressione, come vedete, è stata marcata, cioè hanno incrementato parecchio gli spostamenti in bicicletta, rosicchiandone un po' naturalmente agli spostamenti a piedi, e questo è anche un indicatore di come probabilmente la bici consente degli spostamenti più ampi, e rosicchiandone una quota interessante ancora all'auto. Anche qui la differenza rispetto a Graz è tutta nel trasporto pubblico, che purtroppo arranca, non riesce a essere una modalità di trasporto particolarmente attraente. E questo in parte dipende anche dal fatto che gli ambienti urbani nelle città italiane sono comunque degli ambienti abbastanza compatti, quindi la componente di mobilità assorbita dagli spostamenti a piedi e dalla bici resta in un certo senso la componente chiave, cioè non mi aspetto che diventerà granché. Quello che può fare il trasporto pubblico è rosicchiare le quote all'auto, quello sì, quello lo può fare. Anche Graz ha avuto delle progressioni, sono meno marcate, sono più marcate per esempio sul trasporto pubblico, la città è un po' diversa, ha una rete di trasporti, anche a linea tranviaria molto estesa. E poi veniamo ai motivi degli spostamenti, cioè quello che spesso si sente quando si parla di mobilità è questa impossibilità di fare più cose con la bici, per esempio, oppure a piedi, cioè devo andare a fare la spesa ma poi devo accompagnare il figlio, poi, cioè queste sono le motivazioni rispetto alle quali questa complessità, il cosiddetto trip chain che c'era prima nella parte dei concetti che forse non vi ho detto e che riguarda appunto la catena di spostamento. Allora, quali sono queste catene? Anche per capire nella sua interezza rispetto al totale degli spostamenti. Questo è un caso riferito a Graz, ma tendenzialmente il caso, quindi un caso di una piccola città, di una media città europea, come potrebbe essere similare al caso leccese, per esempio. Non stiamo parlando di Milano piuttosto che di Parigi. E come vedete, il primo 23% di spostamenti sono spostamenti che riguardano lo shopping, cioè casa, negozi, spesa, casa. Quindi un solo spostamento, non è una catena. Un altro 18% è casa, lavoro, casa. Casa, svago, casa. Quindi sono tutti, per il 56%, quindi più della metà degli spostamenti, sono spostamenti singoli, cioè da A vado a B e torno a casa. Cominciano, addirittura andiamo sopra al 67% perché c'è la parte che riguarda gli spostamenti casa-scuola. Tutte le altre componenti, che sono in parte quelle dove compare la catena, cioè devo andare, prima vado a scuola, poi vado a casa, prima vado a scuola, poi vado al lavoro, oppure vado a fare shopping, ricoprono tutto sommato una percentuale piuttosto modesta di spostamenti. C'è poi un 25% che è importante, che è appunto il resto, cioè magari catene più lunghe. Però se noi pensiamo che essenzialmente una buona fetta di spostamenti è su spostamenti che non riguardano una catena, allora si capisce di come questi siano facilmente influenzabili per cambiare abitudini. Un'altra statistica riguarda le potenzialità, per esempio, questo è collegato al primo elemento che c'era nel grafico precedente, cioè gli spostamenti per andare a fare acquisti. È stata fatta una ricerca nell'ambito di questo progetto europeo che si chiama Cycle Logistics, che ha indagato la possibilità di trasferire sulla bici, sulle cargo bici, insomma una quota di spostamento delle merci, perché poi non parliamo soltanto di mobilità delle persone, ma nello spazio urbano si muovono anche le merci. Una delle caratteristiche dell'andare a fare acquisti, quindi l'utilizzo dell'auto, è che spesso si tende a pensare che l'auto mi serve perché devo comprare della roba, quindi non so dove metterla, sicuramente in bicicletta non ci posso andare, insomma questa è un po' la conclusione. In realtà quando si è andata ad osservare
le quantità acquistate di beni, quindi il peso di queste, eccetera, si è scoperto che un 80% di questi acquisti frequenti, immagino, quindi non lo spesone settimanale probabilmente, sono trasportabili col cestino della bici. C'è poi un'altra percentuale che ha bisogno di sacche o di un rimorchietto, che è appunto 14%, e c'è un po' una percentuale residuale ovviamente che necessita dell'auto. Dall'altro lato però trovate come vengono fatti, cioè se da un lato c'è qualcuno che si è andato a preoccupare di vedere le quantità, quindi se io acquisto determinate quantità di beni, ma probabilmente non ho il cestino, non ho le sacche, quindi penso di non poter usare la bicicletta, uso l'auto, e infatti il risultato è quello, cioè che c'è il 77% delle persone usa l'auto anche per fare degli spostamenti che potrebbero tranquillamente essere sostituiti con la bici. Vediamo che ore sono, siamo abbastanza in ritardo. Sì. Grazie, nel 2003 è stata capitale della cultura europea. Sì. Hai notato una variazione di dati? Ci hai fatto caso? Se non sbaglio, Arjen Berg. Giusto perché Lecce sta gareggiando. Sì, fra l'altro insomma, colui che sta curando questa candidatura, Arjen Berg, credo che sia stato il direttore artistico di Linz, se non sbaglio, no? Di un'altra città austriaca. Quello che va capito è che Graz ha, dalla prima edizione del programma Civitas, che è partito nel 2002, esattamente nel 2002, Graz ha partecipato da subito al programma, quindi non è stato indotto dal fatto di essere diventato, o avevano all'epoca in cantiere, probabilmente erano un anno prima dell'inizio della capitale, dell'anno di capitale europea, ma hanno seguito fin da quell'anno e ancora da prima una politica dei trasporti piuttosto completa. Quindi può essere che abbia avuto un impatto, ma non credo. Credo tutto sommato che sia stato diciamo un po' l'organizzazione della città di fondo, di base, che ha permesso questo genere di avanzamenti. Considerate che alcuni nostri colleghi, l'Austria Mobility Research è un'associazione senza scopo di lucro, è un centro di ricerca austriaco che ha sede proprio a Graz, e loro sono, è un luogo incredibile, hanno sviluppato moltissimi dei progetti, anche alcune delle statistiche che avete visto le sono prese da loro, il progetto Bambini, ma anche Cycle Logistics. E quindi c'è da un lato un centro di eccellenza, dall'altro un'azienda di trasporto pubblico molto efficiente, una città che si è comunque molto riqualificata. Nel corso degli anni, tuttora, continuano a partecipare e ad incrementare, quindi la statistica precedente ti faceva vedere che non è che sono fermati nel 2003 perché più o meno era già una situazione accettabile, le cose sono andate avanti. Ora una notazione. Ci sono città come Graz, come Copenaghen, probabilmente anche come Londra, che hanno però una scala diversa, che attualmente non sono proprio come sotto la lente di ingrandimento, diciamo, della Commissione. Cioè, molti dei programmi che ci sono in piedi, la possibilità anche di finanziare azioni, infrastrutture, cercano di guardare a quelle città che ancora purtroppo sono rimaste al palo, quindi che devono fare tanto. Ed è per questo che città più piccole, medie, che hanno grosse potenzialità di cambiare questa faccia, diciamo, del proprio stile di mobilità, quindi anche della qualità dell'ambiente urbano, hanno grosse opportunità di ricevere fondi per questo. Sicuramente una delle utopie di Lecce 2019 è quella dell'ecotopia, che insomma io ho letto così, forse un po' di sfuggita, però la componente della sostenibilità è una componente importante. Il problema, e lo vedremo magari fra un po', è che non può essere effettuata in maniera spot, cioè mentre noi possiamo fare delle azioni spot, possiamo fare delle azioni dal basso, come vedremo, nel caso della pubblica amministrazione questo non è possibile, proprio perché siccome si tratta di un sistema, quindi tutto influenza tutto, la rigenerazione urbana influenza, l'assetto urbanistico della città ha delle influenze notevoli, quindi
se noi facciamo un grosso progetto sulla chiusura al traffico del centro storico di Lecce, però poi autorizziamo la creazione di 5 ipermercati fuori città, ovviamente sono due cose che contrastano enormemente, quindi non si avrà un grande effetto. La componente importante è che la pubblica amministrazione, supportata non solo dai consulenti, ma anche, questo avviene in Puglia, dalle associazioni, dai cittadini, deve cercare di avere una visione d'insieme sulle cose, perché soltanto in quel caso riesce ad agire. Ovviamente agire sulla mobilità ciclistica o ciclopedonale è importante, molto, molto sensato, perché proprio in un convegno tempo fa il vice sindaco di Vienna sosteneva che appunto ormai sono tempi in cui diventa difficile finanziare nuove opere, nuove linee di tram, filobus o quant'altro, molto difficile. Quindi la mobilità ciclopedonale è invece a portata di mano, e abbiamo visto che in base alle distanze che ci sono da percorrere ogni giorno questo è assolutamente possibile. Vado un po' avanti, nel senso che ve lo dico velocemente perché sennò probabilmente vi annoierete a morte. La pianificazione di prima era votata alla come dire, era molto incentrata sul veicolo, cioè devo potermi muovere in auto preferibilmente, devo questo fra l'altro è un elemento di valutazione che ricade molto spesso anche sulla stampa, da alcune dichiarazioni che vedo fare da politici o da rappresentanti di associazioni di categoria, cioè non possiamo fare la chiusura lì perché ancora non ci sono i parcheggi, quindi prima mettiamo i parcheggi e poi dopo possiamo pensare a chiudere il tram. Questo è praticamente dire, cioè non voler fare nulla, si tratta di prendere una quota di traffico, spostarla da un posto e metterla, prendere della congestione e spostarla in un altro posto, probabilmente crearne di nuova, perché poi il parcheggio e le strade incentrate su un utilizzo preminente dei mezzi motorizzati sono un po' come il miele per le auto. Quindi comunque è importante capire perché alcune scelte hanno portato a fenomeni che più o meno conosciamo tutti. C'è un po' un cambio di paradigma in questo momento, diciamo, storico. In realtà segue anche una certa programmazione da parte della Commissione europea, e che è quello di uno degli slogan dei piani urbani della mobilità sostenibile è planning for people, cioè pianificare gli spazi per le persone. È strano dire questo perché voi sapete che il movimento della critical mass, per esempio, che è un movimento spontaneo nato dal basso, è una costola di un movimento nato negli Stati Uniti per reclamare più spazi pubblici. Quindi in realtà questa esigenza è un'esigenza che di fatto parte già dal basso. Qualsiasi tipo di intervento dal basso porta notoriamente le persone ad esprimersi in favore di condizioni di vivibilità migliori, di un ambiente urbano nel quale non c'è congestione. Il cambio di paradigma è un po' in questo, cioè nel senso che adesso sono le politiche pubbliche, anche quelle di livello un po' più alto, quindi quelle europee, a pensare non più al traffico ma a pensare all'accessibilità, cioè quanto quel posto è accessibile, indipendentemente dal fatto che per raggiungere un determinato punto può non essere possibile raggiungerlo in auto, e questo è un fatto che bisogna accettare. E fra poco vi dirò anche perché in un esempio interessante di Vittoria Gasteiz. Vado un po' più avanti perché non vorrei tediarvi. Quindi alcune delle... e passiamo subito alla seconda parte. In conclusione, fatta questa prima, diciamo, introduzione, poi andiamo un po' veloci e se volete possiamo fare a breve una pausa e quindi poi passare, dite voi, insomma. In conclusione, cosa sta succedendo? Da un lato si parla di accessibilità, di mobilità piuttosto che di veicoli, quindi il nostro interesse non è più quello di fare strade, di fare svincoli, ampliare ancora di più le possibilità soltanto per quel modo di trasporto. Quello di naturalmente creare città più compatte, quindi avere un po' un occhio anche a in che maniera favoriamo meno lo sprawl urbano. Una componente importante di quasi tutte le strategie, qui parliamo di strategie molto a livello di lungo periodo, è puntare su pedoni e ciclisti, e
È in corso una attività piuttosto intensa di riqualificazione degli spazi urbani. Alcuni di questi non sono soltanto le piazze, insomma i parchi ad essere oggetto di questi interventi, ma anche gli spazi stradali. C'è la necessità di supportare il trasporto pubblico perché comunque rimane una componente importante del sistema di trasporti. L'obiettivo è di risparmiare quanto più possibile energia, quindi farci raggiungere quel target di riduzione delle emissioni inquinanti che vi ho detto prima, e poi fare anche delle cose un po' più come dire, soft. Una componente importante delle politiche sulla mobilità urbana è quella del mobility management, che è essenzialmente gestire la domanda anche con delle campagne di sensibilizzazione, della formazione, eccetera. Quindi queste, diciamo, sono delle conclusioni che ho preso da anche la parte che prima non abbiamo visto, da un progetto che si chiama Transport Learning e che fornisce materiale didattico sul quale potrete poi eventualmente, chi di voi vorrà, diciamo, fare questo lavoro in futuro, trovare anche altro e più specifico su diversi argomenti. Ora, io qui avrei da mostrarvi, adesso da entrare un po' più nello specifico, ma non è tantissimo quello che riguarda invece la parte di pianificazione, di politiche e di misure per la mobilità urbana. Non so come vogliamo fare, se vogliamo fare adesso una pausa e riprendere fra, non so, chiedo a Donata, o se ve la sentite di... Se no vado avanti per altri 20 minuti e poi la facciamo, insomma, un quarto d'ora. Ok, quindi quando siete esausti me lo dite, perché poi magari la terza parte forse è importante. Quella che viene dopo è una parte ancora più visiva, quindi magari dopo il caffè comunque cercherò di non farvi addormentare, magari chiedendovi anche qualcosa che era quello che volevo raggiungere il prima possibile. Per cui vabbè, mi prendo altri 10 minuti per andare avanti. Questa è una parte tutto sommato breve. Questi argomenti abbiamo già parlato, delle interazioni fortissime fra il sistema di trasporti e quello del territorio. Vorrei parlarvi adesso di questo strumento che è appunto Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile, che a partire dal 2010, insomma, noi abbiamo curato nell'ambito di un progetto europeo e che ha un suo portale dedicato, mobilityplans.eu, che racchiude un po' i risultati di questo sforzo, di questo lavoro che abbiamo fatto e che ha portato alla pubblicazione delle linee guida per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile. È curioso perché noi in Italia già dal 2000 avevamo avuto una legge che istituiva, diciamo così, ma su base volontaristica, i piani urbani della mobilità, i PUM. Dovrebbero essere dei piani più strategici, cioè dei piani che dovrebbero dare una visione di lungo periodo a quello che è il sistema della mobilità di una città. All'epoca da noi furono fatte essenzialmente perché si collegavano, e spesso succede anche adesso, si collegava l'adozione di questo piano alla possibilità di attingere ad alcuni finanziamenti. Lecce ha fatto un proprio piano della mobilità urbano della mobilità, già da tempo, ci ho studiato anche per la tesi, quindi addirittura con i comuni della propria corona, quindi insomma è un esperimento interessante, è una pratica che noi in Italia abbiamo già, si tende poi probabilmente ad essere troppo tecnici su quello, mentre l'approccio europeo è un po' diverso, è un approccio molto più leggero. Lo vedremo fra poco. Qui c'è una definizione di che cos'è un piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi un piano strategico costruito su strumenti di pianificazione già esistenti, quindi la Commissione dice non c'è bisogno di farne uno a parte, però se state facendo il PUG, questo PUG dovrà avere un capitolo che si occupa di questo aspetto, non può non averlo. Tiene conto di alcuni principi importanti. L'integrazione è quella fra settori della pubblica amministrazione. Noi abbiamo casi di pubbliche amministrazioni in cui i lavori pubblici non dialogano con la mobilità, non dialogano con le politiche comunitarie piuttosto che con altri, quindi è un'integrazione che prima parte dal livello interno, poi è un'integrazione anche territoriale, perché non si può
guardare al proprio orticello, no? In un'ottica, soprattutto perché la mobilità un po' se ne infischia, quindi se c'è una città che fa delle cose ma la città accanto ne fa delle altre, ovviamente il tutto non funziona. È molto importante che siano costruiti con il contributo dei cittadini. Quando abbiamo presentato a Bari le linee guida, l'allora assessore Minervini ha rilanciato questo slogan, quindi da planning for people a planning with people, cioè pianificare con le persone, e credo che anche l'esperienza dei laboratori del basso, insomma gli strumenti che in qualche maniera anche in questa regione già ci stanno, favoriscono questo processo, pensiamo alla rigenerazione urbana. Infine, c'è un principio importante, è quello della valutazione, cioè non si può pensare di fare un piano se non si ha chiaro quali siano gli elementi misurabili e diciamo, quale sia poi il risultato di quello che facciamo. Cioè il piano, lo vedremo fra poco, ma farlo non è, approvare un piano non conclude nulla, è solo un punto di partenza. Più di recente alcune esperienze, diciamo sicuramente la nazione che ha fatto di più in questo campo è la Francia con i PDU, non ve lo dico perché sono pessimo in francese, ma le città tipo Lille, Brest, abbiamo visto molti casi, poi qui ho portato anche delle brochure, sono continuamente ad aggiornare il piano, sono continuamente a gestire dei tavoli con i cittadini, a occuparsi, quindi il piano diventa diciamo la cabina di regia attraverso la quale si guarda a quello che deve essere lo sviluppo della mobilità nel lungo medio periodo. Ci sono poi dei casi più specifici che sono i piani del traffico, sono degli strumenti più operativi e che dovrebbero di fatto essere più, cioè come regola il traffico, il senso unico, la possibilità di modificare l'assetto dei parcheggi, dovrebbero essere gli strumenti più operativi perché poi, stando alla legge italiana, dovrebbero aggiornarsi ogni 3 anni. In realtà sappiamo che vengono redatti, quindi lo dico anche dalla parte di chi poi questi piani li fa, cioè tu ottieni un incarico, fai il piano, lo consegni all'amministrazione e poi questo rimane nel cassetto. Spesso ci è capitato anche di piani che non hanno avuto un'attuazione, cioè non si sono sviluppate le misure. Quindi è importante valutare qual è la direzione che la città ha preso. Tratta sia i bisogni di mobilità di individui e imprese, quindi sia la mobilità dei passeggeri, ma anche delle merci e delle attività economiche. E l'unico obiettivo che c'è è quello di ovviamente di migliorare la qualità della vita in senso globale, non soltanto la qualità dello spostamento. Sì, questo possiamo anche andare un po' più avanti. Ora, questo che non riuscirete mai a leggere perché è troppo piccolo, vi dà un po' il senso del lavoro che abbiamo fatto nelle linee guida. Le linee guida sono un documento a disposizione delle amministrazioni, molto probabilmente anche in Italia si proverà ad aggiornare la legge sui piani urbani della mobilità in funzione di queste linee guida. Sul sito che vi ho detto prima, mobilityplans.eu, le potete scaricare, purtroppo attualmente sono soltanto in inglese ma c'è una brochure in italiano ed è stato costruito un ciclo attraverso il quale si viene a sviluppare la redazione di un piano. C'è una fase, insomma, alcune attività propedeutiche in cui essenzialmente c'è la parte politica che si impegna verso questo tema, c'è una fase anche di definizione di un cronoprogramma, di capire quali sono gli stakeholder da coinvolgere, quali sono gli ambiti sui quali si vuole agire. C'è poi una fase importante che riguarda la definizione di obiettivi razionali e trasparenti, si dice, cioè bisogna darsi degli obiettivi, bisogna investire tanto anche nello studio di quella che è la situazione attuale della mobilità. C'è una fase di elaborazione del piano, di studio, e una fase di implementazione che porta automaticamente ad un suo aggiornamento, quindi è un processo che non si conclude. Vorrei qui soltanto rendervi anche partecipe di alcune esperienze così personali. Ci sono alcuni modi di prenderla questa cosa. Tenete presente che non tutte queste fasi possono essere fatte, ce ne sono tante, ma vi racconto essenzialmente quello che prima è stato, cioè ci stanno
dei metodi di pianificazione che fanno largo uso di strumenti modellistici, diciamo avanzati, società tipo la mia li sviluppano, sono modelli piuttosto costosi perché naturalmente hanno la necessità di stimare l'impatto sui flussi veicolari di alcune modificazioni della struttura di tutto il sistema della mobilità, che in qualche maniera prendono un capitolo di questo step, ma talvolta sono necessarie quando si tratta, diciamo, di operare delle scelte forti, per esempio la progettazione di una rete tranviaria su città anche piuttosto grandi. In realtà la modellizzazione o il fatto che ci sia un modello per capire come alcune scelte potrebbero modificare l'assetto, lo scenario può anche essere, questo è un po' di cui abbiamo discusso in parte, può anche prendere spunto da quello che altre città hanno fatto. Quindi non è detto che per operare una scelta devo per forza avere il modellino matematico che mi dice che sicuramente, diciamo, avrò un beneficio dall'adozione di quella misura. Un altro metodo è quello di provare. Quindi provare significa provare a chiudere una strada e metterci una pista ciclabile temporanea e vedere in che maniera togliere dei parcheggi, vedere in che maniera il flusso, diciamo, il traffico si orienta o non si orienta verso una soluzione più sostenibile. Sì, scusa, ti passo questo così. Non c'è ma è così è fatto statistiche per Copenaghen nel 2007-2011. L'effetto di mettere pista ciclabile senza parcheggio, con parcheggio, eccetera, eccetera, eccetera. E anche nuove date da Amsterdam, come l'incidente stradale. Sì. Diventa. E quello è interessante da leggere per tutti che amano l'idea di pisti ciclabili. Secondo la legge italiana, io come un autista di un veicolo senza motore, bisogna usare quelle pisti ciclabili, ma prima di Paolo Perrone vado indietro di me, io non mi hanno fatto un cazzo, perché quello diventa più pericoloso. Se tu vuoi fare un trasporto, ma solamente un piccolo intervento. Sì, non ho capito bene, comunque puoi tenerlo lì, così magari se qualcuno... No, ma vuoi dire, è fatto statistiche di queste cose, no? Che succede quando tu chiudi una strada? Sì, c'è tante differenti città che ha fatto, guarda Groningen o qualsiasi altra... E la misurazione è importante. Ma c'è statistiche, comunque non è bisogno di provare un corso solamente per provare. Posso studiare questo e fare un corso che certo. Non è stupido. È quello che dicevo prima, no? Cioè se c'è una città che ha una situazione più o meno simile a quella leccese, che ha avuto dei risultati adottando una determinata politica o misura, allora non c'è bisogno che vada a costruire un modello su quelli che saranno i numeri di Lecce. Probabilmente posso anche utilizzare o copiare qualcosa che hanno già sviluppato altrove. I dati ci stanno e ci stanno anche delle cose che poi ci sono dei progetti che in qualche maniera poi ce li forniscono. Di recente nell'ambito di un progetto al quale Lecce ha partecipato, che si chiama Progetto Musa, l'ISFORT ha fatto una nuova campagna di rilevazione degli spostamenti. Quindi abbiamo una di queste torte, diciamo, degli spostamenti modali che deriva proprio da una campagna di interviste fatte, quindi un campione ovviamente rappresentativo di cittadini. Tornando al caso di Copenaghen però e collegandolo al discorso della pianificazione, il secondo workshop che abbiamo organizzato è stato organizzato a Milano e abbiamo invitato Milano, Dresda, Copenaghen e Parigi a discutere di come ragionano sui piani della mobilità. Quello che è emerso è interessante perché mentre Parigi, che ha una grossa tradizione, ma è ovviamente una grande metropoli, ha un modo di operare sul piano che è molto strutturato, molto anche approfondito, la stessa cosa fa Dresda, quindi ha un meccanismo anche importante, per esempio, di condivisione delle scelte con comitati di cittadini, con tutta insomma, una serie di soggetti che partecipano. Il caso di Copenaghen era invece molto più snello, cioè, come devo dire, forse un caso molto più derivante da una certa cultura anglosassone che tende a minimizzare, no? Quindi era un documento strategico con dei messaggi molto forti, una forte
un forte impegno verso alcune tipologie di trasporto, tipo appunto la bici, la mobilità, e non era assolutamente un tomo che aveva sviluppato modelli su modelli per arrivare a delle conclusioni. Quindi l'approccio che si può avere può essere diverso, il tipo di risorse da investire anche qui può essere molto variabile in funzione del tipo di problematiche che si devono affrontare, e quindi quello che però è importante è che ci sia un documento nel quale questa strategia viene ad essere dichiarata, e in un certo senso vengano anche ad essere elencati quelli che sono gli indicatori che noi prenderemo a riferimento per valutare se stiamo andando nella giusta direzione oppure no. Ci sono poi c'è la pianificazione che riguarda la ciclabilità. Allora, i bici plan sono un po' a metà, nel senso che mentre il PUM, piano urbano della mobilità, è un piano strategico che poi si declina in piani più operativi, spesso il bici plan tende a trattare questo argomento e ad avere sia a disegnare sia gli obiettivi di lungo periodo sia quelli, diciamo, più operativi. Questo è il caso di un bici plan che noi abbiamo fatto nell'area del nord milanese, in cui abbiamo disegnato l'assetto della rete ciclabile non solo di un comune che è capofila, che era quello di Legnano, ma anche degli altri comuni, e poi abbiamo organizzato dei momenti di condivisione delle scelte del piano con le associazioni. Ci sono state delle in cui ovviamente mappa alla mano quello che era stata l'idea della città, del progettista. Tutte le scelte sono state in qualche maniera presentate e si sono fatti anche dei giri esperienziali per capire e per raccogliere anche suggerimenti. È una fase molto importante ed è un capitolo che può naturalmente o meno caratterizzare le scelte strategiche di una città. Quindi se la città ha intenzione ovviamente di puntare sulla mobilità ciclopedonale, questo capitolo sarà probabilmente molto più importante. Ora, quando finiamo probabilmente fra pochissimo questa parte un po' più didascalica, didattica, però facciamo una differenza, cioè noi abbiamo delle politiche e abbiamo delle misure. Le politiche in generale sono un insieme di misure che tendono a focalizzarsi su alcuni argomenti, diciamo, su alcuni ambiti. Qui c'è un primo schema di raggruppamento fra politiche e misure. Le misure sono azioni, sono, diciamo, molto focalizzate su un intervento, che però deve essere appunto messo all'interno, vengono generalmente raggruppate all'interno di politiche che hanno una stessa caratteristica, perlomeno. Come vedete, qui c'è un modo di raggrupparle, quindi sono politiche di tariffazione e pricing, di gestione della domanda, politiche che hanno a che fare col trasporto pubblico, quelle che riguardano i modi non inquinanti e appunto il land use e trasporti, che è la pianificazione che abbiamo visto prima, che è più trasversale. Dall'altro lato vedete una serie di misure, solo alcune naturalmente, attraverso le quali si possono sviluppare, si può agire su quel genere di elemento. Nell'ambito di Civitas, che è appunto il programma europeo sulla mobilità urbana, si definiscono 8 building blocks, si dice, cioè le città che si candidano a diventare città Civitas, quindi a ottenere dei finanziamenti per sviluppare delle misure sulla mobilità urbana, devono pensare a delle misure in ciascuna di queste 8 aree, perché sono, diciamo, gli 8 elementi costitutivi di una politica coerente, di una strategia complessiva e globale sulla mobilità sostenibile. Quindi devono occuparsi di veicoli, di trasporto collettivo, di gestione della domanda, di mobility management. Vedete, c'è anche una parte di car independent lifestyles, che è essenzialmente carpooling, car sharing, bici, quindi utilizzo meno incisivo dell'auto. Ci sono poi delle categorie trasversali che sono ancora una volta quella della pianificazione e quella del coinvolgimento, quindi degli attori. Questo ve lo dico velocemente, perché è un tema spesso molto dibattuto, no? Il tema della mobilità, soprattutto in città del sud Italia, diciamo così, non voglio parlare di alcune città in particolare, riguarda, da un lato ci stanno i ciclisti o c'è chi vorrebbe cambiare l'assetto di una determinata configurazione della strada o della mobilità, dall'altra ci stanno gli automobilisti o comunque coloro che utilizzano questo metodo, e l'argomento principe sono sempre i parcheggi. Quindi
la scelta non è mai quella di togliere parcheggio, ma è quella di semmai di spostare, di trovare una soluzione per fare in modo che nessuno venga scontentato. A Zurigo non ragionano così, ho delle strategie che vengono utilizzate per gestire anche la domanda di parcheggio, prevedono per esempio alcuni standard minimi e massimi, cioè non è detto che in tutte le strade debbano esserci per forza determinati standard. Se in alcune strade c'è una grande disponibilità di parcheggi, per esempio le residenze ne hanno di propri oppure ci passa il trasporto pubblico, probabilmente non è dirimente metterne degli altri. Laddove invece queste possibilità sono inferiori, forse ci sarà bisogno di questo. C'è una priorità che viene data a seconda anche di chi si vuole favorire rispetto all'utilizzo di questa sosta, quindi se i residenti, se le attività, eccetera. E quasi sempre quello che succede è che nel momento in cui noi realizziamo un nuovo parcheggio, per esempio un parcheggio in struttura, Lecce se ne parla di un parcheggio che dovrebbe sorgere nella piazza di Toschipa, è un parcheggio interrato, ovviamente questo non significa che verranno mantenuti gli stessi parcheggi in strada, cioè dovrebbe essere un modo per eliminare quei parcheggi dalla strada, perché di fatto si sta spostando la stessa capacità, se non in casi particolari come quello leccese, forse la necessità è quella di ridurre questa disponibilità di parcheggi. Questo è un esempio di una politica che riguarda la gestione della domanda. Vado un po' avanti perché vorrei farvi vedere qualcosa di più... Ok. Un altro degli elementi riguarda quello della regolamentazione degli accessi, quindi le cosiddette pedonalizzazioni o le ZTL, altro argomento spinoso. A Lecce c'è una ZTL in funzione dalle 22 alle 6 del mattino dei giorni feriali e poi dalle 15 alle 6 del mattino nei giorni festivi. Quindi diciamo è una ZTL che riguarda il centro storico, quindi di fatto uno potrebbe entrare in pieno giorno nel centro storico, probabilmente di notte l'obiettivo è quello di, da un lato, tenere presente che ci sono delle attività economiche, insomma c'è un traffico pedonale piuttosto consistente e che quindi impedisce questa convivenza, e dall'altra ovviamente ci sono delle esigenze di tutelare magari anche chi ci risiede. Ci sono diversi modi di affrontare la questione, questo è un caso, a Bologna hanno installato questi dissuasori mobili che di fatto hanno creato questa T, non so chi di voi conosce Bologna, però insomma piazza via Indipendenza, questa T in determinati orari diventa un'area pedonale, quindi è un'area pedonale dinamica, il controllo degli accessi è una di quelle fra le misure, appunto quella dell'ITS, di questi strumenti intelligenti per il controllo del traffico veicolare, ormai sono largamente nella disponibilità dei comuni, molti di questi ci hanno investito, ci sono casi di comuni molto piccoli, anche in provincia di Lecce, che hanno installato le telecamere, quindi hanno ottenuto dei finanziamenti per installare le telecamere, ma non le hanno messe in funzione perché non si sa perché. A Bologna, questa era una delle misure che ha fatto parte di Civitas, l'utilizzo di questi dissuasori ha consentito la creazione di diverse aree pedonali. Naturalmente la regolazione si fa in base anche alle esigenze dei commercianti, quindi ci sono delle fasce orarie in cui si abbassano per consentire il transito, per esempio, dei veicoli commerciali. E qui non c'è, non l'ho messo, ma una delle azioni a corredo di questa regolazione, di questa limitazione degli accessi a Bologna, sono stati i cosiddetti T-Days, cioè degli eventi incentrati sull'utilizzo di modi sostenibili, in bici o a piedi, realizzate nell'ambito di Civitas, che in qualche maniera hanno animato quelle strade anche per rendere più accettabile la chiusura al traffico in determinati giorni e orari. Prima di concludere, che poi diventa piuttosto tardi, un'altra cosa che ci tenevo a dirvi è questa. Ho preso il caso di Vitoria-Gasteiz, una città basca.
non c'è soltanto la rete stradale, cioè la rete del utilizzata in promiscuo da veicoli, pedoni, sostanzialmente spazi per la sosta, essenzialmente soltanto dei veicoli. Esiste una visione diversa, che è quella di considerare comunque da un lato la rete stradale, quindi le strade sulle quali le auto possono circolare, e anche quali auto, perché non è detto che su tutte le strade sia possibile attraversare, cioè, ci sono probabilmente delle strade che possono non essere percorribili da tutte le auto, le categorie di veicoli. C'è poi una rete ciclabile, c'è una rete pedonale, ci può essere il disegno di una rete pedonale. Nel caso di Vittoria Gasteiz, uno degli esempi è quello del Superblock, che è anche una misura Civitas, in cui questa è la situazione tipica di un isolato in cui ci sono dei sensi di marcia, e però non esiste nessun tipo di limitazione alla circolazione delle strade, delle auto. Il Superblock di fatto tende a consentire l'attraversamento solo di alcune vie, mentre limita l'accesso nelle vie interne, di fatto creando delle strade che sono accessibili per i residenti, per le attività commerciali, ma non per tutte le categorie di auto o di veicolo commerciale. Questo consente la definizione di una strada, di una rete, che tiene presente anche che attraverso, diciamo, lo sviluppo di questo concetto, e che quindi disegna quella che è la rete sulla quale gli attraversamenti, diciamo così, sono della città in auto sono possibili, e laddove invece in alcune strade questo non è possibile. A Lecce abbiamo un caso particolare che è molto interessante, perché su lungo via Trinchese, che è praticamente una via molto trafficata, traffico di pedoni e di bici, dove a un certo punto non si capisce perché ci sono delle vie interne che praticamente la tagliano, e quindi c'è un'interferenza fra i pedoni e le auto. Quelle strade, che sono delle strade molto, molto corte, non hanno ragion d'essere, non hanno nessun tipo di limitazione. E quindi è molto facile che durante il sabato trovate questa grossa presenza di pedoni, che impedisce ovviamente un attraversamento veloce alle auto, e quindi a pochi metri una coda di auto che non si sa perché sta lì. Quindi questo serve anche per regolare i flussi. E c'è poi il discorso della strategia, cioè che cos'è che la città può fare? Guardare a qual è la percentuale di spazio stradale, quindi spazio dedicato alla mobilità, che ha destinato alla mobilità privata, all'auto, e qual è la percentuale che invece ha destinato ad usi diversi della mobilità automobilistica, quindi bici, a piedi o anche semplicemente come spazio pubblico. Nell'altro workshop di scie urbane ci si è preoccupati anche di questi, no? Cioè di far diventare questi luoghi degli spazi pubblici, non soltanto dei luoghi da attraversare. Vittoria Gasteiz ha cercato di stilare, attraverso quel concetto del Superblock, un meccanismo per il quale invertire questa tendenza, cioè fare in modo che ci sia un riequilibrio dello spazio a favore di altri utilizzi, quindi sia utilizzi, diciamo, di fruibilità dello spazio in genere come spazio pubblico, sia anche per avvantaggiare le reti ciclabili e ciclopedonali. Questo appunto è il disegno della loro rete ciclabile, con, vedete, una serie di avanzamenti per anno, quindi è una rete che comunque si presenta come continua, e questa è la rete pedonale, cioè da un lato ci sta il disegno dell'itinerario per andare dal punto A al punto B su una rete continua attraverso l'utilizzo di piste ciclabili o corsie ciclabili. Dall'altro però ci si preoccupa di capire se un individuo a piedi può percorrere in sicurezza, quindi parliamo essenzialmente di marciapiedi, di attraversamenti, la città, cercando di limitare il più possibile la presenza di interferenze. E non è raro il caso in cui alcune intersezioni disegnate essenzialmente per consentire il flusso veicolare siano pericolose per i pedoni, oppure siano praticamente impossibili per chi ha un passeggino o per chi, quindi non soltanto, o per chi ha delle altre problematiche, diciamo, legate alla deambulazione. Ancora qualche slide per completare, diciamo, questa panoramica su tutti i vari settori della mobilità.
Una parte importante è dedicata, come abbiamo visto prima, al trasporto pubblico. È un ambito di intervento tradizionale che però molto spesso viene relegato un po', diciamo, anche quando le risorse non erano scarse, non è stato mai considerato come un'alternativa valida. E quindi c'è un circolo vizioso che tende a farlo decadere ancora di più, cioè la percezione del trasporto pubblico come alternativa non valida purtroppo dipende sia dalle scelte sia dalle volte anche dall'attenzione che si è voluta dare a questo metodo. La scommessa importante è quella di puntare all'innovazione e soprattutto pensare a un impianto del trasporto pubblico che non deve rimanere immutato. Attualmente la situazione che viviamo è quella in cui molti dei servizi esistenti si stanno tagliando, cioè non ci sono risorse per alimentarli. È quindi chiaro che cos'è più importante? Mantenere una rete capillare con scarse frequenze, quindi l'autobus che passa ogni ora, come è il caso di alcune linee che ci sono a Lecce, oppure cercare di ripensare la rete, magari facendola dialogare con la bici, e concentrare le frequenze su alcune assi portanti in modo che sia comunque più veloce e magari insomma dare la possibilità agli altri di raggiungere le fermate attraverso altri modi, per esempio a piedi oppure in bici. E poi una cosa che non succede, cioè che in alcuni luoghi naturalmente sembra praticamente completamente dimenticata, è quello di rendere il trasporto pubblico comprensibile, cioè non si può, la prova è facile, basta arrivare in una qualsiasi città e vedere se ci si riesce ad orientare e a muoversi da un luogo ad un altro utilizzando il trasporto pubblico. Probabilmente molti di voi avranno viaggiato, quindi sono cose che sembrano banali, ma le voglio dire perché molto spesso parlando di azione, di fare, ci si dimentica di cose che non vengono fatte, non si sa perché, cioè in alcune città non esistono alle palline di fermata gli orari di passaggio dell'autobus, oppure quando anche li mettono sono degli orari tabellari come questo, ma non riportano il percorso dell'autobus, quindi io non so dove devo andare. Quindi nulla di più semplice è che ogni palina di fermata o diciamo così pensilina sarebbe ottimale, dovrebbe avere un grafo delle linee per far capire anche a chi non è della città qual è l'autobus che posso prendere per raggiungere il punto A o il punto B e poi naturalmente in base al numero guardare a che ora passa il prossimo bus. La città di Tallinn, che fa parte anch'essa di Civitas, ha sviluppato un progetto per il quale ha ricevuto un design award per appunto per public design, quindi un design legato alle politiche pubbliche, diciamo così. Ha ripensato tutta la grafica del proprio servizio, ha creato sicuramente una decorazione, una livrea per i bus che è molto ben identificabile, ma poi ha fatto delle cose molto semplici. Ha creato delle mappe cartacee e ha allestito delle tabelle orari comprensibili, diciamo. Sembrerà strano, però questo fatto in molte città non è. Questa azione, che pur essendo pure molto economica, molto, molto facile da implementare, manca e quindi poi ci si chiede per quale motivo la gente non utilizza il trasporto pubblico. Vado un po' più avanti. Qui si è fatto di meglio, diciamo. Cioè? C'era è stato smantellato. Il caso di, sì, scusa. Dico, qui si è fatto di meglio, dove c'era è stato smantellato, il caso clamoroso è Salento in bus, che è partito all'inizio degli anni 2000 con i totem, con le informazioni a ogni fermata, con un sistema molto chiaro e molto ben evidente di presenza, e a un certo punto, grazie al cambio del dirigente della provincia che seguiva questa cosa, e tutte le informazioni sono state nascoste, sono stati tolti i totem, è stato peggiorato il sito, è stato peggiorato il sistema tariffario. Sarebbe un caso molto interessante da studiare come bad practice. Sì, poi c'è quello è il caso magari in cui io parlavo di una cosa ancora più semplice, cioè del fatto che l'autolinea urbana, quindi l'unica azienda che deve semplicemente pubblicizzare le proprie linee, non fa questo.
Ovvio che poi l'intermodalità, il fatto che ci siano delle informazioni che riguardano tutti i modi, tutta la rete di trasporto pubblico, anche lunga distanza, dovrebbe essere integrata. E quindi questo però purtroppo non succede. E questa è la realtà. Questa probabilmente è una di quelle azioni da guerriglia mobility, non so come definirla, in cui impossessarsi di una pensilina di fermata, completamente spoglia, spesso anche non sporca, con i graffiti eccetera, ripulirla, metterci una bella mappa, costerà pochissimo, adesiva, e attaccarci gli orari. Sembra un'azione quasi normale, ma in realtà in alcune città diventa rivoluzionaria, perché veramente si crea comunque qualcosa che non c'è, e potrebbe essere una bella azione dimostrativa. Qui volevo darvi degli esempi di soluzioni che cercano di creare un dialogo fra il trasporto pubblico e la bici. Poi facciamo la pausa. A Nantes, per esempio, hanno ridisegnato le linee del trasporto pubblico, si chiamano Chronobus, sono linee di trasporto pubblico tradizionale, però facendo degli interventi anche sulla viabilità. Una delle azioni più classiche è quella di condivisione delle corsie dei bus anche con i ciclisti. A Nantes l'hanno fatto, e non solo, hanno ridisegnato le fermate. Alle fermate hanno costruito, qui non si vede bene, ma ci sono delle isole in cemento che impediscono il sorpasso da parte delle vetture, che devono obbligatoriamente aspettare che l'autobus riparta, mentre l'overtake, cioè il sorpasso, è possibile per i ciclisti. La ciclista più a sinistra, sì. Come sorpassa la... Allora, a Nantes hanno sviluppato dei meccanismi interessanti di gestione delle corsie. Laddove non c'avevano spazio, per esempio, hanno fatto delle corsie, si chiamano spot check, cioè c'è una sola corsia centrale. Se l'autista vede che c'è un altro autobus che sta sopravanzando, quindi è quando si fa il senso unico alternato, per intenderci, quando ci sono i lavori, aspetta che sia il collega a passare. In queste istruzioni loro hanno ottenuto, naturalmente l'autista deve essere consapevole del fatto che in qualche maniera sta tutelando uno spazio della strada che è anche dei ciclisti. Quindi c'è un'attenzione prima di tutto visiva alla presenza del ciclista, e in prossimità delle fermate, che naturalmente non sono ogni chilometro, ma insomma sono piuttosto frequenti, l'autista aspetta che sia il ciclista ad attraversare e quindi ad andare avanti. Ma in questa situazione, sì. In questa immagine sopra, è un ciclista a sinistra dell'albero? Sì. Poi è un macchina? Sì. E vediamo, forse la ciclista a sinistra, perché l'autobus è fermata, bisogna fermare per il pedonale, la macchina, se è un macchina leccese, ferma in culo dell'autobus. Sì. E poi quello così in cemento blocca anche me. No, non può fermare te, perché ferma l'auto che non può superare. Se quindi... è un coso scritto così, per dire come Grillo dice, in Italia è un problema antropologico, anche stradale. Perché tutte le cose scritte, tante volte gli autisti non vedono, non fanno queste cose che sono scritte in asfalto. È come non esiste. L'impedimento, cioè, diciamo la barriera che è stata messa lì, non consente il superamento dell'autobus da parte del veicolo, dell'auto. No, ma perché la bici domanda, può agevolmente... È molto semplice, ma io adesso, perdonami, ma adesso sento come un lungo discorso politico. Perché io penso così, io sono la ciclista più sinistra. Io guida 25-30 km all'orario, l'autobus è fermata. Speriamo, forse questa macchina è fermata così dopo, non lo so, ma io la verità non capisco che cazzo fai in questa bella mappa. Allora, innanzitutto c'è una cosa che bisogna dire. L'esperimento del Chronobus, forse si vede prima, viene a inserirsi laddove c'è una scarsità di spazio stradale, cioè laddove è possibile costruire la pista ciclabile, quindi non dare l'interferenza fra ciclista e bus, allora questo viene fatto, è ovvio.
Ma laddove questa possibilità non c'è e c'è una condivisione dello spazio da parte del, diciamo, del ciclista e del bus e anche della bus e dell'auto, quindi dove c'è una sede promiscua, l'aver inserito quelle isole consente in un certo senso di evitare quel tipico comportamento di sorpasso dell'autobus quando la macchina sta dietro. Una delle regole, quindi non parliamo di elementi infrastrutturali, ma il concetto per esempio di strada ciclabile, che rimane un concetto come dici tu, però esiste come regola, è un concetto sviluppato in Belgio, anche in altre nazioni, in cui la strada ciclabile non consente il superamento del ciclista. Cioè se io percorro una strada ciclabile con la mia auto e trovo di fronte a me un ciclista, non lo posso sorpassare. Poi tu dirai, io lo sorpasso, ma questo è passibile di multa, cioè si tratta comunque di commettere un'infrazione. Ovviamente le infrazioni sono, la realtà è fatta di infrazioni, dici tu, per cui alla fine l'autista del veicolo arriva dietro all'autobus, in teoria per me questa soluzione che loro hanno trovato è una soluzione che tende a mettere in sicurezza innanzitutto anche l'altro lato della strada, perché quando vengono effettuati dei sorpassi di bus in sosta alla fermata, ovviamente si tratta di invadere l'altra corsia e quindi quell'isola consente di non farlo e consente invece agevolmente al ciclista di superarlo. Poi può non funzionare. Comunque l'idea è che il ciclista passa l'area in croce di pedonali, passa a destra della macchina e poi fa un piccolo giro e passa a sinistra come di là. Dopo te lo faccio vedere perché c'è un'altra slide con... Sì, ma è una mappa e io sono molto concreto, ho lasciato tutte le cose astratte tanti anni fa all'università. Come fa con l'idea è girare così? Sì, okay. Quella è l'idea. Comunque quella piccola striscia fatta così è il spazio per superare. Quella è quella piccola striscia fatta così, questa gialla è una segnaletica orizzontale che delimita la presenza della fermata dell'autobus. Comunque ti ripeto, qui stiamo parlando di una situazione in cui non c'è spazio, c'è una fermata. Quando comincia questo? Questo è già cominciato. Ha fatto statistiche per queste strade, allora, prima di sì, allora questo è esempio. Fra pochi anni c'è il risultato. Ti dico come potresti fare per avere una risposta se vuoi. L'esempio del Cronobus l'abbiamo affrontato in una webinar che è stata organizzata a dicembre scorso, che si chiamava Revolutionary Roads, in cui abbiamo appunto invitato dei relatori, fra cui Damien Garrig, che si occupa del sviluppo del Cronobus di Nantes. Quindi queste sono delle slide che io ho preso dalla sua presentazione, dalla sua testimonianza, e anche in quel caso lui ci ha raccontato in che maniera veniva sviluppato il Cronobus. Non c'era stata una domanda tipo come quella che hai fatto tu, però si raccontava che il metodo di implementazione delle soluzioni del Cronobus era basato anche un po' sull'esperienza, cioè loro hanno fatto, come dici tu, la mappa. Poi però l'hanno testata, hanno visto che magari alcune soluzioni andavano bene, altre andavano meglio. E pian piano, un'altra cosa importante che è stata detta, è che non sempre, cioè questa non è stata fatta sempre, cioè c'erano dei luoghi in cui andava bene la soluzione, altri in cui non l'hanno implementata. Però esiste un contatto, esiste già, ci sono diversi dati perché il servizio è attivo da parecchi anni. E quindi diciamo in teoria se è efficace o meno per i ciclisti probabilmente bisognerà determinarlo anche dalla rete ciclabile che ha la città, perché qui si sta parlando di un fatto molto importante, che talvolta, cioè non è possibile calare una rete continua, perfetta, senza intersezioni in una città e stravolgerla. Probabilmente ci saranno sempre delle intersezioni o dei casi in cui una certa commistione si andrà a creare. E allora lì bisogna capire in che maniera mettere in sicurezza le categorie di utenti più deboli, diciamo. Qui c'è un altro esempio, che però siamo già quasi a mezzogiorno, forse è il caso che facciamo una piccola pausa, io sarei dell'avviso di farla perché sennò vedo che già parecchi si sono dileguati. Lo vediamo dopo, così poi ragioniamo sulle azioni.